Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi andremo a parlare del nostro Geo Daddy Zhongli, un personaggio sicuramente molto discusso, penso uno dei più discussi in tutta la storia di Genshin Impact, da quanto riguarda al suo buff, per quanto riguarda la sua utilità, un sacco di cose, insomma, chiaramente ne parleremo in questo video. E vi ricordo che per qualsiasi informazione, intanto cadono lampi e tuoni, che per qualsiasi domanda potete lasciare un commentino qui sotto nella sezione commenti, joinare il Discord oppure venire in live su Twitch, dove sarò veramente lieto di rispondere alle vostre domande. Tutti i link sono in descrizione, mi raccomando ragazzuoli. Vi ricordo inoltre di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto. E noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, innanzitutto voglio dirvi che questo non sarà un video lunghissimo come siete magari soliti a vedere sul mio canale per analisi personaggi, ma questa non è veramente una analisi personaggio, è più un conviene pullarlo nella 4.0, quindi non guarderemo tutti i talenti, non guarderemo moltiplicatori, quello e quell'altro, ma parleremo del personaggio in sé e parleremo anche di molte cose che, diciamo, la gente continua a sbagliare, delle misconception, della disinformazione per quanto riguarda questo personaggio, perché incredibilmente, per quanto sia molto facile terra terra Zhongli, ci sono ancora delle, diciamo, misconception, ok, chiamiamole così, che lo riguardano. Ma andiamo avanti. Zhongli, che non esce dal 24 agosto del 2022, quindi presumo che la Oyoverse voglia farlo uscire una volta all'anno, quindi sappiate che se lo volete e lo skippate slash perdete 50-50, tra un annetto potreste magari rivederlo, salvo cambiamenti ovviamente, magari prima o magari anche dopo. Non c'è veramente molto da dire riguardo a Zhongli, rimane comunque ad oggi il miglior shield in game ed inoltre il suo shield, oltre che avere questa proprietà difensiva allucinante, ha anche uno shred del 20% sui mob vicini di qualsiasi elemento. Una delle cose che lo rende così forte, oltre appunto a essere di marmo, praticamente è il fatto che lo scudo dura 20 secondi se non distrutto prima e il cooldown della E prolungata, che è quella con cui mettiamo lo shield, è 12 secondi. Si può anche utilizzare la E senza la pressione prolungata, ma praticamente quello che andrà a succedere è che avremo solo la creazione di un pilone e non dello shield. Chiaramente con la C2 possiamo tranquillamente utilizzare la burst e dopodiché avremo lo shield up. In certe rotation si utilizza così piuttosto che utilizzare la E pressione prolungata, quindi diciamo che la dipende anche dalle costellazioni e di come volete utilizzarlo. Vedo molta gente dire che Zhongli è un personaggio essenziale, che è il migliore, incredibile support, che senza di lui non si può giocare. Raga, non è vero assolutamente. Zhongli, per quanto sia buono e versatile come il prezzemolo, è best in slot in 4 team: il Geo Team, il Ganyu Melt, il team con Linee e il team con Yuimiya. Indovinate in quale di questi 4 team è praticamente la best in slot? Uno, quello di Yuimiya, perché Yuimiya appunto si gioca Yuimiya, Bennett, Yuinjin e Zhongli come miglior team. Chiaramente ci sono anche delle variazioni dove si può giocare Yuimiya Vape, ma quello è tutto un altro discorso e non è sicuramente il video di Zhongli il posto per cui parlarne. Geo Team, chiaramente stiamo parlando di un Itto con Goro, con Albedo e Zhongli. Zhongli è incredibilmente il personaggio che può essere, diciamo, sostituito più facilmente. Ganyu Melt, idem con patate, perché magari si può preferire una Deia con magari la Ida per fare il burning robe, avete capito? Linee, dovreste giocare praticamente Linee, Bennett, Xiangling e Zhongli. Molti preferiscono giocare l'Anemo, quindi Zhongli perde il suo posto, a meno che non si giochi Zhongli con il 4 del Petra, ma questo lo vedremo un attimino dopo. Di solito appunto si gioca magari un Linee con un Bennett, con un magari Yanfei C4, Toma C6 per avere, o Dei appunto, per avere questa interruzione alle resistenza all'interruzione, scusatemi. Poi ripeto, chiaramente Zhongli ha un sacco di utilità anche al di fuori di questi 4 team in cui è praticamente best in slot, ok? O quasi best in slot. Che ne so, c'è l'H2 Tao con Zhongli, ovvero Tao con due Hydro, ovvero Xingqiu, Yelan e Zhongli. Ma chiaramente Zhongli non sarà mai best in slot in questo team. Ma appunto qualsiasi team che necessita di uno shielder, o in qualsiasi team voi volete giocare comfy. Anche perché il gameplay di Zhongli è questo.
dato l'enorme shield di Zong, 6.000 HP, diciamo che di solito si tende a non utilizzare un healer con lui, perché chiaramente il suo shield è talmente grosso che non vi farà comunque prendere danno. Questo è vero fin quando non sono usciti i grandiosi e golosi lupi di Inazuma. Cosa fanno i lupi di Inazuma? Praticamente perforano, bucano lo scudo e vi applicano sanguinamento. Anche avendo uno scudo prenderete del danno. Quindi per ora quella è l'unica meccanica in cui Zhongli, diciamo, soffre un pochino e non vi può aiutare in quel senso. Però per il momento su Genshin quello è letteralmente l'unico, diciamo, ostacolo per la power di Zhongli, perché appunto non c'è nessun altro modo per bucare lo scudo. Magari in patch successive metteranno qualcosina per bucarlo e lì appunto Zhongli avrà un valore un po' minore. Ma bando alle ciance, quindi Zhongli, grande comfy character, prezzemolo, ma mai best in slot, se non in qualche team. Ma andiamo a sfatare qualche mito, qualche cosa che la gente pensa in merito ai suoi set. Allora, parlando dei suoi set, la build non è assolutamente difficile. La maggior parte delle volte, se volete uno shield veramente veramente forte, andate a cercare HP nella Clessidra, HP nel Goblet, HP, indovinate, bravi, nella Coroncina. Molti pensano erroneamente che il miglior set per Zhongli, che è stato fatto per lui, oh mio Dio, quello e quell'altro, sia la perseveranza dei Millelitti. Perché lo pensano? Lo pensano perché chiaramente il due pezzi da 20% PS, e questo è veramente grossissimo, ma il set da 4 pezzi dice che quando un'abilità elementale colpisce un avversario, l'attacco e l'efficacia dello scudo di tutti i membri del gruppo vicini aumentano rispettivamente di un 20% e di un 30% per 3 secondi. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 0.5 secondi, anche se il personaggio che sta usando questo set di manufatti non è sul campo. Sulla carta sto set è grossissimo, ma ci sono, diciamo, almeno due cose che non vanno bene. Vi do un secondo per pensarci. Ci arrivate? No? Bene, allora, questa è lei di Zhongli. È un pilone che può essere distrutto. Qua l'ho messo un po' storto, ma vabbè. Capite che l'AOE di questo pilone non è così grande. Quindi se il boss magari non è vicinissimo a noi, non procca, e quindi il millif sono state sprecate. Ma ok, facciamo finta che noi siamo Pumage, facciamo finta che noi possiamo abbiamo l'abilità di giocare intorno al pilone sempre e comunque. C'è un'altra piccola cosa, ovvero che questo pilone che noi mettiamo è distruttibile. Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi, quello che va a succedere in Abisso, per esempio, perché chiaramente se parliamo di meta su Genshin si parla di Abisso 12, nella stragrande maggioranza dei casi, appunto, un mob dell'Abisso tira una sberla e sto pilone vola nel void. Senza pilone, quello che va a succedere è che il buff 4 pezzi millif non si attiva. E voi direte, e vabbè, piazzi un altro pilone. Assolutamente sì, ma il fatto è, se io utilizzo lo shield, la E, insomma, premuta a lungo, il pilone non si riposiziona. Per esempio qui c'è un pilone, io mi rimetto lo scudo, il pilone non si ricrea e praticamente non si può riposizionare questo pilone, e questo è il problema. Quindi sì, il Millelith sulla carta è il best in slot, ma da qui a dire che funziona in modo, diciamo, consistente è tutto un altro paio di maniche. Ritornando a parlare dei manufatti, chiaramente abbiamo il 20% del Vorokasha e il 20% dei Millelithi, che sarà sicuramente il miglior set per quanto riguarda lo shield Zhongli. Chiaramente più HP abbiamo, più resistente sarà questo shield. Poi abbiamo, oddio, poi abbiamo, volendo, il 4 Petra per fare da buffer, perché per chi non lo sapesse, il 4 Petra, quando si ottiene un frammento elementale generato con la reazione della cristallizzazione, tutti i membri del gruppo ricevono un 35% di bonus danno per quel particolare elemento della durata di 10 secondi. Questo si utilizza magari in un team con Linei o comunque in team in cui volete fare veramente tanto danno sacrificando magari un pochino di scudo. Quindi questo è il set
da Zhongli Support Buffer. Poi chiaramente per quanto riguarda Zhongli Buffer abbiamo l'immancabile e incredibile Noblesse, non lo sto manco a leggere ma già lo sapete. Il fatto cos'è? Il fatto è che di solito la ultimate con Zhongli non la tirate, molte volte tirare la ultimate di Zhongli, se non per iframe o per situazioni particolari, non va utilizzata perché risulta come una perdita di danno. C'è da dire che se avete Zhongli C2, quello che andate a fare è utilizzare la ultimate per avere l'iframe, per magari avere una pietrificazione dei mob vicini, avere il Noblesse e avere lo shield, perché la C2 quando tirate la meteora vi dà anche lo shield e quindi di conseguenza non dovrete andare a tenere premuto la E per avere questo shield. Poi chiaramente, anche se non è ottimale, può divertire giocarlo DPS, si può giocare con due Noblesse e due Petra, o si può giocare addirittura burst DPS con 4 emblem o delle combinazioni di questi artefatti. Per quanto invece riguarda le armi, è molto straightforward. Chiaramente andremo a prediligere per un Zhongli support le armi con più PS, per esempio la pennacchio nero, oppure possiamo andare a prediligere delle armi tipo le Favonius, che danno recharge al team con le particelle grazie alla passiva. Per quanto invece riguarda Zhongli DPS burst, si può usare la Oma, si può utilizzare addirittura The Catch, si può utilizzare anche la lancia d'osso celeste, anche perché con Zhongli Burst DPS un po' di recharge ci serve per ultare a ogni rotation. Se vogliamo utilizzarlo come burst ogni altra rotation, la energy requirement cala drasticamente. Ma se appunto volete un'analisi un po' più approfondita, avete delle domande su quanto recharge eccetera, passate in live che ve lo spiego tranquillamente. Vi ricordo che mercoledì e sabato c'è sempre analisi build della chat. Ma quindi, quali sono i pro e i contro di Zhongli? Conviene ancora pullarlo nella 4.0? Allora, conviene pullarlo? Secondo me no, ma ora vi andrò ad elencare tutti i pro e tutti i contro, quindi ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Allora, il pro: shield più forte del gioco, e qui chiaramente non ci sta nulla da fare. Questo shield inoltre ci dà il 20% di shred universale per qualsiasi elemento, compreso Geo e Anemo, cosa chiaramente non si può svirlare Geo, non si può svirlare Anemo, e anche il Dendro chiaramente ci dà la shred, mi ero un attimino dimenticato. Poi ci dà una buona resistenza alle interruzioni, chiaramente tutto questo riguarda gli shield in generale anche. Non è best in slot? Quasi da nessuna parte, ma è molto flessibile per molti team. Se volete stare comfortable, se magari quel giorno non avete voglia di schivare, usate Zhongli. Se magari non riuscite a fare un boss perché vi one shot e le cure non vi bastano, mettete Zhongli e riuscirete tranquillamente a fare questo boss. Rende molto facile sfruttare la georesonance, perché chiaramente la georesonance è forte al momento, ed essendo Geo ed avendo uno shield praticamente invincibile, vi basta affiancarci un qualsiasi altro Geo, come per esempio Albedo, Yunjin eccetera, per attivare questa resonance elementale. E il proprio importante è che quando scalate potete ammirare veramente un sedere marmoreo, è bellissimo. Come contro, diciamo che potreste perdere le mani. Cosa intendo? Giocare Zhongli rende il gioco molto facile, ok? Vale a dire che non dovrete più schivare. Giocare tanto Zhongli potrebbe portarvi a un "Hey, non schivo più perché tanto ho Zhongli e non prendo comunque danno". Una cosa che chiaramente si può utilizzare come ragionamento in un team di Yoimiya dove dovete fare una roba del genere, ma nel momento in cui andate in un altro team, nel momento in cui non giocate Zhongli, molto semplicemente magari perché nell'altro team dell'abisso o qualsiasi altra cosa, finite a prendere gli schiaffi perché non vi ricordate più come si usa il tasto destro. E purtroppo è successo, non è un meme, è successo. Capita. Poi non ha un grandissimo personal damage, come detto prima, se non è C2 non occorre di solito neanche usare la burst, e molte volte utilizzare proprio la burst è, diciamo, una perdita enorme di DPS. Essendo solo uno shielder, non ha modo di proteggervi nel caso questo shield vada a bucarsi o di provvedere a qualsiasi altra cosa per il team. E per finire, ha una scarsa generazione di particelle, che è anche molto RNG come cosa. Ragazzuoli, siamo alla fine di questo video, spero che vi sia stato utile. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Vi ricordo che streamo ogni sera su Twitch e ora anche il pomeriggio, ma trovate comunque la mia schedule su Discord, quindi mi raccomando, i link sono in descrizione, aggiornate sia il Discord
Discord, che è il mio canale Twitch, mi raccomando, molto importante. Vi ricordo inoltre di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'avete ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out.